Il 14 e 15 maggio si rinnovano sindaci e consigli comunali di Casamicciola e Forio. Ma come si vota? Nel comune di Casamicciola Terme si vota tracciando un segno sul nome del candidato sindaco, barrando la lista collegata oppure barrando sia il nome del candidato sindaco che il simbolo della lista. Qualunque metodo si scelga, il voto verrà comunque attribuito sia alla lista dei candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Si può esprimere una preferenza per i candidati al consiglio comunale. Bisogna scrivere negli appositi spazi il cognome oppure il nome e cognome dei candidati consiglieri comunali sulla lista votata. Si possono esprimere due preferenze, purché siano candidati di sesso differente e comunque appartenenti alla stessa lista. Attenzione, perché in caso di errore la scheda potrebbe essere parzialmente o totalmente annullata. A Casamicciola non è possibile optare per il voto disgiunto. Nel comune di Forio si può votare invece con queste modalità. Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco ed in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco. Si può in alternativa barrare solo una della lista collegata al candidato sindaco oppure si può barrare sia il candidato sindaco che una delle liste collegate. In entrambi questi due casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. Si può però anche esprimere il voto disgiunto, ovvero scegliere un candidato sindaco e la lista di un'altra coalizione. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. Si può esprimere una preferenza per i candidati al consiglio comunale. Bisogna scrivere negli appositi spazi il cognome oppure il nome e cognome dei candidati consiglieri comunali sulla lista votata. Si possono esprimere due preferenze purché siano candidati di sesso differente e comunque appartenenti alla stessa lista. A Forio diventa sindaco il primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta di voti. Qualora nessuno dovesse raggiungere tale soglia, si tornerà a votare domenica 11 e lunedì 12 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Si vota domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 dalle 7 alle 15, presentandosi al proprio seggio elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale.